All'alba lo uccideranno. Beh, forse è normale visto come si è conclusa l'operazione Barbarossa. D'altra parte, era ciò che doveva fare. Lo ha fatto e lo hanno catturato. Ha visto cosa fanno a quelli come lui. Di solito la testa non rimane attaccata al collo per molto tempo. Ironico. Aveva giusto pensato che forse stava mettendo la testa a posto. Ed è un peccato che finisca in questo modo. Ha ancora un po' di tempo per riordinare i pensieri, magari qualche ora per provare a fare un bilancio di quella che è stata la sua vita. Non gli rimane molto tempo e non gli rimane molto da fare. Le sue speranze sono in frantumi. Ma per quanto sia inutile, visto ciò che lo attende, non può fare a meno di scorrere mentalmente tutta la sua esistenza. Stanotte ripenserà ciò che ha vissuto, ai momenti più importanti, alle sconfitte, ai trionfi, alle persone care e a quelle odiate, alle scelte sbagliate, alle gioie selvagge e ai dolori più atroci. E poi ripenserà a lei, lei che potrebbe essere uno dei motivi per cui ora è lì, ad aspettare che qualcuno lo uccida, sperando che faccia in fretta. Ripenserà a quell'amore assurdo tra lui e lei, Daria, a quante volte sono stati lontani, alla follia di quel rapporto ambiguo, alle bugie, ai tradimenti, e a quell'assurdo sentimento che inspiegabilmente li avrebbe tenuti ancora in gioco, forse per anni. Ecco, forse sarà lei il motivo per cui vedrà sorgere il sole dopo questa lunghissima notte. Il sole dell'alba nel giorno in cui lo uccideranno. Perché sembra sia così che dovrà andare. Solo come un lupo nella notte ad aspettare la sentenza del boia che quella sarà l'ultima alba che vedrà. A meno che il destino non abbia ancora una carta da giocare e decida di fargli vedere anche l'alba del giorno dopo.